Ciao bambine e bambini, sono la Lucia, riconoscete la mia voce? Vi voglio raccontare una cosa che mi è successa qualche giorno fa. Ero uscita di casa per andare a fare una passeggiata nelle strade vicino alla mia casa e guardate che cosa ho trovato. Era proprio sul marciapiede dove stavo camminando. Una piccola chiocciola. Lei stava cercando di andare piano piano dove c'era quell'erba sul bordo del marciapiede. Si muoveva piano piano. L'ho osservata un po' da vicino. Che bella la sua conchiglia. Guardate che cosa succede se provo a toccarla. Ha paura, si ritira tutta dentro la sua casetta, ma poi tira di nuovo fuori con le sue antenne. Quando sono tornata a casa ho cercato delle foto e ho scoperto che la chiocciola è un animaletto molto interessante. Per spostarsi usa un muscolo che si chiama piede. Contraendo questo muscolo, lei si sposta strisciando. Per non farsi male strisciando sul terreno, produce una sostanza lubrificante che diminuisce l'attrito sul terreno. È la sua bava lucente che a volte vediamo splendere al sole. Quelle piccole corna che vediamo sono in realtà quattro tentacoli. I due più lunghi, che di solito chiamiamo antenne, hanno in cima i suoi occhi. Li vedete? Quel puntino nero. Quelli più corti invece, più in basso, sono degli organi sensoriali, le servono per toccare. Fra questi due tentacoli più in basso c'è la sua bocca, nella quale la chiocciola ha una lingua. La sua lingua si chiama radula ed è fatta come una grattugia e le serve per grattare il cibo prima di mangiarlo. La chiocciola ama stare negli ambienti umidi, infatti la vediamo spesso quando ha appena piovuto, quando il terreno è bagnato. Guardate qui in queste foto. Come le piace vedere le gocce dell'acqua che cadono e come beve. Come avete visto, la chiocciola è molto timida. Se sente qualcosa che la tocca o pensa che sia un pericolo e si rifugia subito nel suo guscio. Però le chiocciole fra di loro sono molto socievoli, amano stare insieme. Guardate queste due, come sembra che giochino insieme. E questa invece deve essere una mamma con la sua piccolina. Eccomi qua. Quando sono tornata a casa mi è venuta voglia di costruirmi una chiocciolina proprio come quella che avevo visto nella mia passeggiata. E ho preso un po' di plastilina bianca e marrone. Vi faccio vedere come si fa, eh? Allora, con la plastilina marrone si prende un bel pezzetto. Se è di quella dura la dovete un po' ammorbidire, eh? Ci vuole un po' di pazienza, ma poi ci si lavora bene. Questa è già abbastanza morbida. Si fa un salsicciotto così, si schiaccia e si rotola, si schiaccia e si rotola. Sapete fare, vero? Ecco, un po' lunghetto, così può bastare. Poi lo schiacciamo un po' con le dita.
Adesso lo arrotoliamo per fare la forma della spirale, che è quella del guscio della chiocciolina. Vedete? Eccola qua. E adesso con la plastilina bianca invece facciamo il corpo della nostra chiocciolina. Stessa cosa, un rotolino. Schiaccio e giro, schiaccio e rotolo. Ok. Ecco qua. Rotolino forse un po' più piccolino di quello lì che avevamo fatto prima. Allora, a questo punto da una parte facciamo la coda. Per fare la coda lo dobbiamo semplicemente assottigliare un po', quindi diciamo un pochetto e facciamo una specie di, non proprio punta, ma insomma una parte un po' più sottile. Prendiamo un po' la misura, eh? Ecco, vedete? Già un po' comincia a somigliare. Allora, qui dobbiamo fare la testa della nostra chiocciolina con le antenne, quindi qui è troppo lunga, quindi ne taglio un pezzettino. E poi per fare le due antenne dove ci sono gli occhi, prendo un paio di forbici e taglio in due pezzettino. Cic, così. E poi lo arrotoliamo, lo modelliamo un po' per farlo un pochino più sottile, un po' più lungo. Ecco qua. Siccome abbiamo visto che questi due tentacoli, queste due antenne, sono quelle che contengono gli occhi della nostra chiocciolina, glieli facciamo, un pallino piccolo piccolo marrone e lo mettiamo proprio in cima qui e qua, mentre invece gli altri due piccoli tentacoli, quelli che servono per toccare, facciamo sotto, piccolini, eh? Sono un po' più piccolini in effetti, un rotolino più piccolo possiamo dividere in due e li attacchiamo sotto, uno e due, e poi mettiamo, schiacciandola un pochino, la casetta. Eccola qua. Vi piace? Potete anche farla dei colori che vi piacciono di più, come volete. A me è piaciuto farla così. E sapete come la voglio chiamare? La voglio chiamare la chiocciola marina. Proprio così, la chiocciola marina. Con la vostra chiocciolina potete fare quello che volete, potete inventare una storia, ci potete giocare, oppure la potete appallottolare di nuovo e provarla a fare ancora, quello che volete. Io ho inventato una filastrocca e ve la voglio raccontare. Ve la racconto con la scatola del teatro. Pronti? Eccola qua. Eccola. Pesante. Apriamo? Vai. Cassettino dietro. Siete pronti? La chiocciola marina. La chiocciola marina ha casa di conchiglia. La casa è piccolina, però le rassomiglia. Con la sua casa in testa, lei se ne va a spasso. L'affitto non le costa, sta a casa passo passo. La fretta non la tocca, le piace andare piano. Ci mette un po' di tempo, ma arriva anche lontano.
Se il sole brucia troppo, pazienza lei conserva. All'ombra verde e fresca si ferma, sosta e osserva. Se piove piano piano, esce dalla casetta, gioisce di ogni goccia, si ferma, sosta e aspetta. Le gocce di rugiada sul filo d'erba lieve risplendono nel sole. Si ferma, sosta e beve. Oggi nel suo giardino ha trovato una rosa. È bella da vedere. Lei sosta e si riposa. Adesso c'è la luna. Buonanotte, Marina. Hai chiuso le tue antenne nella bella casina. Ciao bambini, state bene, eh? Alla prossima volta. Ciao.